Ciao, ti starei chiedendo cosa ci faccio qui, dato che è domenica e solitamente io non pubblico video in questo giorno. Oggi farò un'eccezione, dato che lo chef Nunzio mi ha chiesto di fare una collaborazione con lui. Infatti, lui ha uno splendido canale incentrato e basato sulla cucina come il mio. Nunzio è siciliano come me. Ammiro molto il suo modo di realizzare i video, è molto bravo. Si vede che ci mette passione in quello che fa. Ha un modo di spiegare le ricette che mi affascina. Nello spiegare i singoli passaggi ha un talento secondo me innato. Rende tutto facilissimo, ascoltarlo è un piacere. Quindi se ancora non sei iscritto ti invito a farlo. Ti lascerò il link del suo canale qui in alto nelle schede. Detto ciò, lui ha aperto una rubrica basata sui trucchi e consigli in cucina. Oggi lui ti proporrà l'utilizzo degli oli essenziali. Invece io ti darò dei suggerimenti su come preparare dei dolci perfetti, perché la pasticceria è un'arte. Sembra semplice, ma non lo è. Basta sbagliare qualcosa che viene un disastro. Molto spesso magari ci si chiede: ma come mai quel determinato dolce non mi è venuto? Eppure io ho seguito la ricetta passo dopo passo. Ci sono dei piccoli accorgimenti che non tutti sappiamo. E che quindi oggi io ti voglio rivelare. Come ben sai, i dolci sono stati la mia prima grande passione, lo sono tuttora, dato che ho iniziato a prepararli sin da piccola. Vediamo dunque i trucchetti che ho imparato nel corso degli anni e quindi con la mia piccola esperienza, perché ancora ho molto da imparare in questo ambito e non solo. È quello che ho preso su internet per darti il massimo dell'informazione, sperando di esserti utile. Se è così, ti invito a regalarmi un like, a condividere questo video sui social e ad iscriverti se ancora non l'hai fatto. Regole generali. Gli ingredienti devono essere sempre a temperatura ambiente, diversamente la tua ricetta lo indicherà precisamente, come nel caso delle frolle, dove il burro deve essere freddo. Come dice la mia amica Tiziana Malimpasta, ogni forno è a sé, quindi non fidarti della temperatura del tuo forno, che può variare anche di 15 gradi rispetto a quella indicata dalla manopola o dal display. Per ovviare a questo problema, usa un termometro da forno, da pasticceria o da arrosto. Inoltre, accendi il forno calcolando il tempo che gli serve per raggiungere la temperatura richiesta e stabilizzarsi. Ad esempio, come visto in diverse live, al mio forno servono solamente 5 minuti, ma anche in questo caso è tutto variabile. E posiziona la torta al centro. In basso avrà una cottura più lenta e lieviterà meno. In alto avrà una cottura più veloce e una lievitazione più irregolare e vivace. Nei forni a gas opta invece per la parte alta del forno, per non far bruciare la base della tua torta. Poi la torta è quasi pronta quando senti un buon profumo espandersi dalla cucina. È il momento di cominciare a controllarla con uno stuzzicadenti o spiedino di acciaio, infilato nel punto più alto. Se esce pulito, la torta è pronta. Gli ingredienti liquidi sono i primi che vanno aggiunti nella preparazione dei dolci. Scopriamoli nel dettaglio. Uova. Per prima cosa ti consiglio di utilizzare delle uova d'allevamento a terra. Poi devono essere montate con lo zucchero, preferibilmente con uno sbattitore elettrico o con il frullatore,
per almeno 15 minuti. In questo modo ingloberanno aria e il dolce lieviterà più facilmente. Se utilizzi degli ingredienti caldi, non versarli mai direttamente sulle uova, altrimenti rischierai di cuocerle. All'interno della planetaria, versa un uovo alla volta. In questo modo tutto si amalgamerà meglio. Molto spesso le ricette in pasticceria richiedono di separare i tuorli e albumi per montare quest'ultimo a neve ferma. Tale procedimento va fatto con molta attenzione, in quanto se una piccola parte di tuorlo finisce con lo sporcare gli albumi, non si riuscirà più a montarli o si monteranno poco. Per facilitare lo step del montare gli albumi, basta aggiungere qualche goccia di aceto o di limone, oppure una punta di crema al tartaro, che è un sale naturale, leggermente acido, nonché anche un lievito per dolci. Per verificare se gli albumi sono montati a neve ferma, basta capovolgere la ciotola, se non cola nulla, missione compiuta. Per la meringa invece è tutto il contrario, non montare troppo gli albumi perché altrimenti l'acqua viene strizzata via dall'interno delle cellule, diventano asciutti, spugnosi e ingovernabili. Se ciò accade puoi buttare via tutto. Burro e olio. Come ben sai, io non amo utilizzare il burro, tranne che in determinate occasioni, quindi ecco la tabella con le conversioni per sostituirlo con l'olio. Fatta questa premessa, voglio dirti che quando prepari crumble devi utilizzare il burro freddissimo e non devi lavorarlo troppo, altrimenti si scioglie. Quindi, appena si vede che le briciole si compattano un pochino, fermati. Per la pasta frolla il burro deve essere plastico, non freddissimo, ma neppure a temperatura ambiente. Invece, per la pasta brisè, il burro deve essere freddissimo. Per quanto concerne l'olio, quello più adatto per i dolci è quello di semi di mais, poiché è più stabile, grazie ad un alto contenuto di sali minerali. Io lo verso a filo mentre sto montando le uova. Stessa cosa vale per lo yogurt ed il latte, che inserisco con le lame in movimento. Se sei intollerante al latte lattosio e vuoi sapere come sostituirlo, rispondi al sondaggio che trovi qui in alto nelle schede e creerò un video apposito. Vediamo ora gli ingredienti secchi. Zucchero. Per quanto riguarda il dolcificante che utilizzo nei miei dolci, scelgo sempre lo zucchero di canna, che frullo solitamente con le uova, ma di questo argomento c'è molto da dire, quindi se ti va posso realizzare un video inerente all'argomento dei dolcificanti, rispondendo sì al sondaggio. Farina. La prima cosa che ci tengo a precisare è che quando preparo i miei dessert non utilizzo né la farina 00, né quella 0, né tantomeno quella adatta per i dolci. Utilizzo semplicemente la farina del mulino, ma se proprio dovrei consigliarti una farina per questo tipo di preparazioni, sceglierei senza ombra di dubbio quella di riso, che rende i dolci soffici soffici. Setaccia sempre la farina, aiuta a inglobare aria e far crescere il dolce, è consigliato farlo anche quando non c'è scritto. Aggiungi la farina sempre all'ultimo, a contatto con i liquidi, tira fuori il glutine e se mescolato troppo la torta verrà dura e gommosa. Quindi se usi la planetaria, imposta la velocità minima e mescola solo finché la farina non scompare nell'impasto. Se usi il frullino, anche lì la velocità minima possibile e non insistere troppo a mescolare. Spezie. Consiglio di mettere le spezie per ultime, ossia dopo la farina. Così si può assaggiare il dolce nella sua interezza, giudicarne il gusto e aggiustare il sapore. Suggerisco inoltre di mescolare a mano per evitare di stressare troppo la farina precedentemente aggiunta. Anche il cacao amaro, come i precedenti ingredienti secchi, va setacciato. Aggiungi il lievito all'ultimo, altrimenti si innesca la reazione chimica di lievitazione, che fuori dal forno poi si esaurisce dopo poco. Molto importante è anche tenere separato il sale dal lievito, quindi se la ricetta prevede del sale va sciolto altrove, tipo nelle uova o nel latte, ma mai messo nelle polveri, perché ne inibisce l'azione. Gocce di cioccolato. Quante volte ti è capitato di fare una torta con l'aggiunta di piccoli frutti o gocce di cioccolato che avrebbero dovuto rimanere intatti e invece si sono sciolti ingrombrandosi all'impasto? Ecco, in questo caso forse hai tralasciato un passaggio fondamentale. Il segreto per far rimanere integri e croccanti i pezzi di frutta o le gocce di cioccolato è semplicemente quello di infarinarli leggermente prima di aggiungerli all'impasto. Puoi usare la farina che preferisci oppure la maizena, cioè l'amido di mais.
Altro trucchetto è quello di non mescolarli troppo, altrimenti infarinarli non sarà servito a nulla. Tortiera, c'è chi la imburra, chi la unge con l'olio o chi la riveste di carta forno. Io faccio un mix di queste due ultime opzioni, cioè ungo la teglia e poi ci attacco la carta forno, che puoi anche bagnare e strizzare a seconda delle preparazioni. Conclusioni, mai aprire il forno prima dei 25-30 minuti, calcolati dopo aver infornato il dolce, altrimenti il dessert si sgonfierà. Invece, nel caso dei muffin, puoi aprire il forno dopo circa i primi 12-13 minuti, visto che in tutto impiegano una ventina di minuti a cuocere. Infine, ti illustro gli errori più comuni. Numero 1. La torta troppo asciutta? Troppa farina. Temperatura troppo alta e cottura troppo lunga. 2. Torta affossata al centro? Troppo montata, troppo aria che sale con il calore e fa precipitare la torta fuori dal forno. Poca farina, troppi sbalzi di temperatura aprendo il forno. 3. Esterno troppo secco, troppo scuro, troppo zucchero. 4. Interno troppo denso, burro non montato perché era troppo morbido o fuso oppure troppo freddo. Infine, bolle all'interno della torta, prima di infornare sbatti un paio di volte sul piano di lavoro la teglia per far uscire le bolle d'aria dell'impasto.